un altro. Il drink lo offro io. Ci sono ancora i cavalieri di una volta. Alleluia. Sembra tu abbia visto un fantasma. Ti aspetto in bagno, cara. Lo conosci? Si è trasferito in città da un po'. Si chiama Thomas Edward, credo faccia l'insegnante o qualcosa del genere. Non dovrebbe avere malattie, se è questo che ti interessa. Devo aver bevuto un po' troppo. Vorrei sapere perché proprio adesso. Dimmi solo perché. Ne abbiamo parlato mille volte. Non possiamo aspettare oltre. Ormai è finita. Forse a te non interessa, ma io qui ci sono nata. Sì, e ci morirei molto presto se non facciamo subito qualcosa. Ma non vedi che se ne stanno andando tutti? Questa valle ormai è morta. Se ce ne andiamo via subito, riusciamo a spillare dei soldi ai costruttori. Ma dobbiamo fare in fretta. Va bene, ho capito. Ci penso e poi ne riparliamo stasera. Di tempo ne ho avuto abbastanza. Firma. È andato tutto secondo i piani. Ora tocca a te. Sei impazzita. Cosa ci fai qua? Ti ha seguito qualcuno? No, no, tranquillo. Non puoi capire cosa è successo. Ti abbiamo fatto incazzare di brutto ieri sera, dovevi esserci. Senti, ti devo dire una cosa. E poi erano come dei bambini spersi nel bosco. È stato fantastico. Noi invece eravamo un tutt'uno, come un'unica persona. E poi soprattutto ho percepito, ho avuto quella certezza. Possiamo farcela veramente a salvare questa valle. Mi vuoi ascoltare, per favore? Una cosa importante. Si tratta di mia sorella. Mi sta sempre col fiato sul collo. Vuole costringermi a cedere. E lei ha già firmato. Da un pezzo. E ci sto pensando anch'io. Non ce la facciamo più. Ma come? Non hai sentito niente di quello che ti ho detto? Possiamo farcela! È finita e lo devi ammettere. Se ne stanno andando tutti, entro un anno non ci sarà più nessuno in questa valle. E noi... una cauda aperta. No, mai, nemmeno sotto tortura. Non lo capisci che non è giusto? Ma non abbiamo alternative. E poi... poi sono tanti soldi. Amore, andiamo. L'hai sentito? Basta, fermati! E perché? Questo stronzo l'avrebbe fatto!
fatto senza neanche pensarci! Ma tu sei diverso e lui è violento! Noi siamo diversi! Questa è una guerra, mia cara! Siamo disposti a tutto! Alzati, coglione! Firma adesso! Vedrai, andrà tutto bene, sorellina. Thank you.